tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi per andare a provare insieme una delle ultime collezioni di Glam Light, ovvero sto parlando della collezione a tema vino e cocktail, uscita verso novembre-dicembre. Io ho ricevuto queste cose per Natale e non ho ancora swatchato nulla, sono super impaziente ma volevo aspettare di farlo qui con voi in video. La collezione è composta da 4 palette contenute in questi bellissimi pack a forma di bottiglie, ognuno raffigurante un diverso tipo di cocktail o in questo caso di vino, 2 illuminanti ovviamente anche loro a tema cocktail e un set labbra tutto a forma di bottigliette. Come vi stavo dicendo poco fa, le palette sono in totale 4 e sono rinchiuse in questa box bellissima che in teoria bisognerebbe scartare da qui. Io, siccome le colleziono, l'ho tagliata di lato in modo da riuscire a tenere tutto quanto. Come potete vedere, la palette contenuta all'interno della bottiglia è una palette semplicissima, rettangolare come tantissime altre, ma la cosa top è proprio il pack. Abbiamo Dirty Martini, che è tutta a tema verde, Chocolate Martini a tema nude marroncino, Wine tutta a tema viola lilla con qualche accento sul borgogna, ed infine Margarita tutta super rainbow, la trovo veramente bellissima anche questa. Ovviamente, come ogni prodotto di Glam Light che si rispetti, sul retro ha riportata la tabella nutrizionale, che è una cosa che sapete mi piace tantissimo. Comunque oggi direi di andare a provare lei, ovvero Dirty Martini, ma fatemi assolutamente sapere tra i commenti quale di queste altre 3 palette della collezione vi interessa, che magari potrei farci un video a parte. Io mi sono avvicinata così da farvi vedere meglio il look e come primo colore vado ad applicare Classic con un pennellino da sopracciglia. Questo è un colore abbastanza pastellino che, anche se dal video in realtà non è che si veda più di tanto, da vivo vi posso assicurare si nota molto di più. Sempre con lo stesso pennello ho prelevato un pochino di Mixed Up e lo vado ad applicare sempre nella stessa zona per andare ad intensificare. Ora vado a prelevare Classic con un pennellino piccolo da sfumatura e vado a sfumare nella parte sopra. Continuo così finché non ho ottenuto il risultato desiderato. La qualità di Glam Light top come al solito. Non è ancora praticamente iniziato il video e già ho avuto 1200 problemi come al solito con la mia ormai non più memoria del telefono. Comunque nel frattempo che cercavo di liberare un po' di memoria mi sono portata un filino avanti. Non ho fatto niente di che in realtà, ho solamente continuato la sfumatura che vi stavo facendo vedere poco fa e con la Jump Eye Pencil di NYX nella colorazione Milk sono andata a ricreare questa mega cat craze, ma da parte divertente arriva adesso che appunto la faremo insieme ovviamente. Vado con un pennellino a penna piccolino a prelevare Dry Vermont, questo verdone scuro che sembra molto bello, e lo vado ad applicare nella parte più esterna. Ovviamente queste basi di NYX sono un pochino appiccicose, cioè un po' tanto appiccicose, e quindi vanno a rendere l'ombretto super intenso, che in realtà con questi di Glam Light vi dico non c'è neanche tutto quel gran bisogno perché sono già super pigmentati di loro, però questo va ad aiutare ancora più la presa. E ora con un altro pennello sempre a punta abbastanza rigido vado a prelevare Grain Olive, questo verde bellissimo, penso sia sì il verde più chiaro della palette, dry matte ovviamente, e lo vado a sfumare con Dry Vermont. Inizialmente lo picchietto per avere maggiore intensità possibile e sempre questo verde chiaro lo vado ad applicare anche nella parte più interna, ovviamente sempre picchiettando. Ok, vado ora a riprendere la Jumbo di NYX e vado a pulire un pochino la zona, un pochino qua sotto che mi era finito un po' troppo verde. Vado a sistemare con un pennellino perché essendo così cremosa la matita indubbiamente va un po' nelle pieghe. E ora vado ad applicare On The Rocks, ovvero questo verde. Wow, wow, luce pura. Anche Just a Splash in realtà è molto bello, però credo di voler andare di verde oggi. C'è poco da dire sinceramente, degli ombretti di Glam Light sono una garanzia. Oggi tra l'altro non vado nemmeno ad applicare la base per glitter di NYX perché avendo già applicato questo matitone è già abbastanza appiccicosino. Voglio provare ad aggiungere un altro colore più ai bordi. Volevo inizialmente mettere Just a Splash, però credo che andrò ad applicare Vodka Tini, questo verde oliva metallizzato stupendo. Lo vado ad applicare sempre con questa spugnetta e cerco di sfumarlo il più possibile. Ho appena tolto il fallout, ma come vi sarete accorti ne ha fatto veramente pochissimo, giusto qui dove ho picchiettato all'inizio il colore più scuro insieme a quello più chiaro per andare a fare la prima sfumatura. Però anche per quanto riguarda gli shimmer
Zero proprio. Vado a riprendere un attimo Dry Vermont e voglio un pochino allungare la forma perché sapete che preferisco i make-up più allungati. Ok, così va a ricreare anche un pochino un effetto eyeliner. Vado a ricreare lo stesso look ovviamente sull'altro occhio e noi ci vediamo a base fatta per provare insieme highlighter e rossetti. Eccomi tornata con base e look occhi terminato. Per completare gli occhi nell'area inferiore sono andata con la matita di Jeffree Star nella colorazione Assets e l'ho sfumata con il pennello ancora sporco di Dry Vermont. Passiamo ora al momento dell'illuminante. Gli highlighter della collezione sono appunto Mimosa, ovvero questo bellissimo oro, e Piña Colada, che sinceramente credo sia questa la mia colorazione. Eccoli swatchati, sembrano molto belli. Io mi sono munita di setting spray per andare ad esaltarli al massimo, che sapete a me non piace per niente l'effetto naturale, voglio che mi si veda dalla luna quando metto l'illuminante. Allora io direi di andare ad applicare da una parte Mimosa e dall'altra parte Piña Colada, così insomma da vederli un po' entrambi. Quindi di qui applico Piña Colada, che ok, è già super blinding. Aspettate che utilizzo un altro pennellino per andare a sfumarlo un pochino, così giusto da non fare proprio la macchia. Ok, wow, stupendo, bellissimo, sì, come immaginavo, questo secondo me è la mia colorazione. Ma adesso andiamo a provare Mimosa dall'altra parte. Ho un po' paura di andare ad applicarlo perché so che molto probabilmente questo sarà troppo scuro per me, però wow, super oro, mi ricorda un pochino quello di Fenty Beauty. In realtà vi dico la verità, non mi fa neanche macchia, cioè pensavo che fosse molto più scuro. È super oro, perché se mi giro che lo colpisce la luce è super oro. Però pensavo che fosse molto più scuro, che mi facesse proprio macchia. Sono molto contenta così, magari lo posso utilizzare anche come highlighter su look più particolari. Vado a sfumare un pochino i bordi per non avere nulla di troppo netto. Quale vi piace di più dei due? Sapete che forse preferisco questo, nonostante mi piace tantissimo anche questo. Questo è proprio platino, il classico illuminante super chiaro. In realtà ho sempre preferito questi in generale, però vedendolo su vi devo dire che non è per niente male neanche Mimosa. Passiamo ora alle labbra e in questa collezione abbiamo questi due che sono rossetti liquidi, mentre questi tre che sono gloss. Io direi che con questo look potrebbe starci bene questo rossetto liquido, più che altro perché tra tutti è quello più marroncino, questi due sono molto più rosati. In realtà lo vedo comunque abbastanza rosato, ma tra tutti è quello forse un po' più marroncino appunto. Ok, ha un profumo molto buono, dolcino, non sa assolutamente di rum. Ne sono molto contenta perché sapete sono astemia, quindi preferisco che magari abbia una profumazione un po' più dolcina. Il colore è super pieno dalla prima passata, come potete vedere. Sì, comunque abbastanza rosatino, non sta troppo male con il look occhi, però probabilmente avrei scelto qualcos'altro. Va ad evidenziare un pochino le pellicine, questa anche per colpa mia che mi sono dimenticata totalmente di fare uno scrub prima di applicarlo, quindi ok. Diciamo che non mi sembra una di quelle formulazioni mousse tipo le lingerie XXL di NYX, mi sembra più un classico rossetto liquido. Io di Glam Light ne ho già provato uno di rossetti liquidi e vi devo dire che mi piace molto, è super resistente e quindi spero che anche questi siano uguali. Sì, tornassi indietro sicuramente mi farei prima uno scrub perché si vede veramente tanto e non mi fa impazzire come effetto. Ovviamente, ah, quasi mi dimenticavo, voglio andare ad applicare un pochino di Mimosa anche nell'angolo interno dell'occhio per dare un po' di luce. Nella palette non c'era un colore abbastanza chiaro da poterlo mettere come punto luce, quindi quale altro prodotto se non l'illuminante per fare questa cosa. Quindi nulla raga, questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa collezione, se avete preso qualcosa, se vorreste prendere qualcosa, se magari eravate indecisi e vi ho fatto decidere io con questo video. Io vi straconsiglio gli ombretti di Glam Light raga, dovete provarli assolutamente. Se non volete prendere dal sito ufficiale che c'è a Dogana, Glam Light è rivenduta anche da Maki Beauty, che non ha dogana. Quindi se volete provare qualcosa ve lo straconsiglio assolutamente. Vi consiglio anche gli illuminanti, anche se avete la pelle chiara come la mia, sappiate che
anche mimosa va benissimo. Penso che vada benissimo in realtà anche su una carnagione molto più scura, perché dorato secondo me sta benissimo. Essendo che non fa macchia, mi sembra un colore molto universale. Questo invece lo vedo un po' più per pelli chiare, essendo così tanto chiaro. Poi ovviamente va a gusti. Per quanto riguarda i rossetti, se vi piace come color scheme, top. Per ora è ancora un filino transfer, dovrebbe in teoria diventare totalmente no transfer. Segna davvero tantissimo, cioè devo riprovarlo assolutamente facendo prima uno scrub alle labbra, perché così l'effetto me. Alla fine l'ho riprovata facendo prima uno scrub e ok, la situazione è migliorata, ma nonostante ciò resta una formulazione molto secca, alla lunga un pochino fastidiosa, perché comunque sentite sulle labbra proprio questo effetto secco, e anche visivamente non è dei migliori, perché va ad evidenziare molto le pellicine e tutto quanto, anche appunto avendo fatto uno scrub prima. Quindi diciamo che non è assolutamente tra le mie formulazioni preferite. Magari vi farò sapere scritto qua da qualche parte o nelle storie su Instagram. Quindi appunto ci tengo a ricordarvi che giù nell'info box vi lascio tutti quanti i miei link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. E nulla raga, io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!